Benvenuti ragazzi, eccoci qua sui miei due Nintendo DS con il rumore del computer. Allora, vi faccio vedere oggi la modalità Babau fissa, cioè che questo trasmette sempre i cani. Ok. Qui vabbè fa stessa cosa di quello, però qui ci sono ad esempio 13 cani incontrati, cioè 13 incontri. Vabbè, vuoi attivarla? No, non voglio attivarla. Me l'ho chiesto 30 volte, ma gli ho detto sempre sì, però va bene. Anzi, cambierò le impostazioni. Ok, me l'ha già fatta. Allora, modella Babau. Faccio vedere tutte le, cosa succede. Allora, meglio non porta niente. Ah, qui c'è già un cane già dentro la schedina, però se ho capito bene, se si connettono più Nintendi, qui immagazzina i cani e quindi incontrerai sempre quei cani. Allora sì, avviare, vedete? Quattordici incontri e più in là. Allora, qui c'è il cane quello lì che c'era già dentro, si chiama, vabbè, il cane di Miyamoto, Pic si chiama, con gli occhiali da star, vabbè. Questo è il messaggio vocale e questo può rimanere acceso anche così, vedete, lampeggia ugualmente e insomma riapriamo Bark Mode, la modalità da Babau, e qui ci sono il cane. Comunque ogni volta che qui si connette qualcuno trova qui. Qui salva il cane e si aumenta un punto il contatore. Qui poi uno se ne può approfittare a vendere gli accessori, cioè questi cavolo di occhiali che ce n'ho. Dov'è? Basta, ce n'ho 10, non le vende. Ecco, guadagna 63 euro. Ovviamente, vabbè, questa c'è le 4, quindi potete usare quel trucco come ho fatto vedere negli altri video. Vabbè, qui c'è scritto in contatto 14 volte, qui viene aggiunto tra gli amici Miyamoto 14. E questo invece è il mio profilo, quello lì del dei best friend, e questo vabbè è il mio profilo, e vabbè comunque. E questo è tutto, ci si vede nei prossimi video. Queste ROM si trovano su internet, perché sono di ROM. E poi c'è anche una ROM di Animal Crossing per inviare gli oggetti speciali di Super Mario. Però ora non ho Animal Crossing originale, ho una 3D4, quindi non ve lo posso far vedere. Comunque, questo è tutto, ci si vede nei prossimi video.